Buonasera a tutti, grazie naturalmente ancora una volta di una partecipazione straordinaria, perché insomma non siamo in clima di campagna elettorale, qualche amico mi ha detto facciamo questa manifestazione, ma siamo a rischio perché siamo in un clima di antipolitica, la gente si è scocciata naturalmente di sentire, di ascoltare parole, vuole naturalmente i fatti. Però ritengo opportuno che nella ottica di costruire anche un rapporto con la città, nella ottica naturalmente di comunicare ai cittadini le cose che abbiamo prodotto in questi primi sei mesi di governo della città, era opportuno riunirci, era opportuno vederci, era opportuno guardarci negli occhi per raccontarvi i primi sei mesi di governo della città. Per un motivo semplice, troppo spesso, lo dicevo prima alla stampa, sui giornali, nelle televisioni, si parla delle cose che non interessano alla gente, si parla di questioni personali, si parla di fatti personali, perché queste cose naturalmente fanno vendere i giornali, creano attenzione. Invece si preferisce non parlare delle cose importanti che un amministratore, che un sindaco, che un consiglio comunale, che una giunta produce quotidianamente nell'interesse della città, in un momento di grandissima difficoltà, perché il momento che stiamo vivendo è difficile. Io questa mattina passavo fuori la posta di Scafati, c'era gente che stava andando a pagare il bollettino dell'IMU, mi ha fermato e mi ha detto sindaco siamo in grandissima difficoltà, sindaco la pressione fiscale è aumentata ferocemente, sindaco l'IMU da una parte, la TARES dall'altra parte, noi non ce la facciamo più ad andare avanti. Quella gente aveva ragione, hanno ragione anche i sindaci, i tanti amministratori locali che in questi giorni stanno subendo naturalmente le manovre di un governo che credo non abbia capito fino in fondo il momento di grande difficoltà che si sta vivendo sui territori. Quando sento parlare naturalmente della legge di stabilità, quando sentiamo parlare delle varie manovre del governo nazionale, beh, insomma, alla fine dobbiamo preoccuparci perché qualcosa sta per accadere, qualcosa sta per succedere. La prima cosa che accade, la prima cosa che avviene sono i tagli feroci che naturalmente sono capaci di produrre. Quando sono ridiventato sindaco di questa città, grazie al grande consenso che ci avete dato al ballottaggio di giugno scorso con il 65% circa dei consensi, ci siamo assunti una grande responsabilità. Dovevamo approvare il bilancio comunale che ancora non avevamo approvato, che avevamo rimandato a dopo le elezioni. E siamo stati uno dei primi comuni d'Italia a fare questa operazione economica. Quando ci siamo messi davanti al bilancio, beh, insomma, il livello di sofferenza che avevamo lasciato è aumentato ferocemente perché il governo dall'altra parte aveva prodotto una serie di manovre che naturalmente ci tagliavano ulteriormente le risorse che di solito ci trasferiscono. Aumentava la pressione fiscale con l'inserimento di una serie di imposte comunali, in particolare quella della TARES, che naturalmente ci ha messo in grande difficoltà. Il patto di stabilità, avete sentito parlare più volte, è una di quelle cose che non ci consente di fare i mutui, di contrarre i mutui per fare nuovi investimenti, nuove opere pubbliche. Il patto di stabilità è quella cosa obbrobriosa, quella cosa oscena che non ci consente di pagare le imprese che nel frattempo stanno facendo i lavori pubblici anche nella nostra città e che ci mette continuamente in difficoltà. E poi la TARSU era un tributo comunale, serviva naturalmente per coprire i costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, è stata trasformata in TARES, cioè una parte del tributo lo dobbiamo trasferire nelle casse del governo nazionale per coprire il debito pubblico complessivo. Non soltanto la TARUS, dalla TARSU che è diventata TARES, ma anche l'IMU che doveva essere l'ex ICI, un'imposta prevalentemente comunale, è diventata un'imposta statale perché il 50% dell'IMU che state versando finisce nelle casse del governo nazionale. Allora di fronte a queste cose bisogna dire naturalmente ai cittadini che insomma un sindaco può fare assolutamente poco,
vorrebbe fare molto di più, vorrebbe mettere in campo una programmazione anche di prospettiva, con la capacità naturalmente di produrre investimenti, di contrarre i mutui, vorrebbe anche abbassare la pressione fiscale, vorrebbe anche abbassare la TARSU, ma questa cosa non gli è consentita perché c'è un governo nazionale che ormai ci ha commissariato, che ci sta mettendo in grandissima difficoltà. Pensate che siamo arrivati al mese di novembre, ancora non sapevamo se andava pagata la TARSU o la TARES, tant'è vero che siamo andati in consiglio comunale, qualcuno mi ha detto: sindaco, entro il 31 dicembre ci hai detto che bisogna pagare la TARES, noi non ce la facciamo, stiamo pagando ancora il 2012. Non è che l'ho detto io, l'ha detto il governo nazionale, cioè il governo ha imposto ai comuni di incassare il tributo entro il 31 dicembre. Noi abbiamo fatto insomma qualche cosa di straordinario, siamo andati in consiglio comunale e oggi consentiamo ai nostri cittadini, abbiamo fatto una cosa, una manovra che non ha condiviso in pieno il nostro ragioniere capo perché mette in difficoltà anche le casse del comune, abbiamo messo in campo una rateizzazione di 6 rate a partire dalla data di notifica, il che significa che chi ha pagato la prima rata e doveva pagare la seconda e la terza rata e poi il conguaglio ha la possibilità di pagare ciò che rimane di questa somma entro giugno prossimo. Beh, può sembrare poco, però credo che sia una cosa assolutamente importante perché in un momento di grande difficoltà poter rateizzare in 6 rate ciò che invece il governo aveva chiesto di pagare entro il 31 dicembre di questi tempi è qualche cosa di importante e anche di straordinario. Pensate che c'è un fondo che si chiama il fondo di riequilibrio, sono i soldi che il governo dovrebbe trasferire ai comuni. Siamo arrivati al mese di novembre, ancora non sapevamo qual era la cifra che ci avrebbero trasferito. Allora approvare il bilancio, mettere in campo una programmazione, dare risposte alla gente sui servizi sociali, sull'assistenza domiciliare agli anziani, sul centro di via Bonaduce che insomma abbiamo, che funziona per i diversamente abili, dare risposte sulla manutenzione stradale, dare risposte sul funzionamento delle scuole, sulla mensa scolastica, senza avere la percezione di un bilancio, perché dall'altra parte ci sono una serie di incognite che il governo non è riuscito a risolvere. È cosa assolutamente dura. In questo clima credo che noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, perché siamo uno dei comuni che insomma si è messo a lavorare, siamo uno di quei comuni che ha provato a produrre e a garantire i servizi che avevamo creato nel tempo e negli anni. Quando sono diventato sindaco di questa città e abbiamo fatto la campagna elettorale ci andavamo vantando in giro e dicevamo: noi siamo il comune, uno dei comuni della Campania che spende di più per i servizi sociali, spendiamo circa 25 euro pro capite. Beh, quella spesa siamo riusciti ancora a garantirla anche in un momento di grande difficoltà. 25 euro pro capite fanno una cifra intorno al 1.300.000 euro che continuiamo a spendere, che ci consente di mettere in campo i servizi sociali che abbiamo messo in campo in questi anni, di garantire l'assistenza domiciliare agli anziani, ai diversamente abili, il centro sociale che abbiamo naturalmente a Santa Maria delle Grazie, a Mariconda, stiamo rafforzando appunto i centri polifunzionali, il centro che abbiamo a Via Bonaduce per i diversamente abili, abbiamo messo in campo il soggiorno climatico per gli anziani, insomma siamo partiti un po' in ritardo, vi invito a... perché insomma gli anziani andranno in Umbria il 22 e il 23, insomma mi sembra il 24 prossimo di questo mese, insomma abbiamo messo in campo una serie di attività che erano quelle che avevamo programmato negli anni scorsi. Anche i servizi sociali sono fondamentali, erano fondamentali, ma non era semplice poter continuare a garantirli. Per il prossimo anno abbiamo intenzione assolutamente di rafforzarli anche alla luce del momento difficile che viviamo sul piano sociale, grazie alla nostra capacità di programmazione, grazie alla capacità che riusciamo a mettere in campo attraverso i nostri dirigenti, attraverso i nostri consiglieri comunali, attraverso i nostri assessori che lavorano con grande entusiasmo, che lavorano con grande energia, per cui il prossimo anno avremo ancora altri fondi che siamo riusciti a recuperare a livello ministeriale, 3.200.000 euro sono i fondi PAC che sono destinati alle politiche sociali del piano di zona, cioè Scafati è uno dei 12 comuni che fa parte del piano di zona
di questa struttura complessa che insomma coinvolge l'agro nocerino sarnese. Altri 3 milioni e 200 mila euro arrivano in questa parte di territorio per essere indirizzati insomma per le politiche sociali. Non sono cose semplici, non sono cose facili da ottenere. Su queste cose insomma riusciamo a realizzare tutto questo grazie alla capacità, al lavoro che abbiamo messo in campo in questi primi 6 mesi di governo della città. Le opere pubbliche, ho sempre detto, siamo una delle poche realtà della Campania e credo anche d'Italia che riesce ancora ad inaugurare i cantieri. Io quando vado a Roma nell'ambito dell'ANCI nazionale sento, ascolto altri sindaci, anche sindaci di comuni importanti che sono venuti qui a Scafati, il sindaco di Lecce, il sindaco di Pavia, lo stesso Sfassino, il sindaco di Torino, tutti dicono la stessa cosa: non abbiamo soldi per fare la manutenzione ordinaria, cioè significa per tappare buche per strada. In questa città, in questi anni, ancora oggi, riusciamo a garantire opere pubbliche, riusciamo a inaugurare i cantieri, riusciamo a portare a termine le opere pubbliche che abbiamo realizzato. Entro dicembre prossimo inaugureremo i lavori che si sono completati del centro sociale a San Pietro, che si sta insomma avviando a conclusione. È una struttura straordinaria, meravigliosa, che in parte sarà dedicata agli anziani che stavano aspettando, naturalmente il Presidente lo sa, la possibilità di poter avere un luogo dove incontrarsi, dove riunirsi, ma non soltanto naturalmente una struttura dedicata agli anziani, abbiamo detto anche ai giovani e probabilmente insomma ai diversamente abili. Nelle prossime settimane arriviamo all'inaugurazione di una struttura sulla quale abbiamo lavorato con grande entusiasmo, con grande energia. Non avevamo le risorse, la Regione non riusciva a trasferirci i fondi, Dio sa quanto ci è voluto naturalmente per poter realizzare tutto questo. E poi ancora la nuova strada di Mariconda, quella che passa dentro le palazzine di Mariconda, un quartiere che era stato completamente abbandonato, noi lo abbiamo riqualificato. Dopo le elezioni abbiamo cominciato i lavori della strada che già si è completata, credo che nella giornata di domani non la inaugureremo ma la riapriremo alla città, perché anche lì abbiamo fatto il collaudo. E poi ancora l'isola ecologica, che la settimana prossima partirà finalmente insomma e quindi in tutto il suo splendore. Questa mattina sono stato a visitarla, stanno arredando insomma gli uffici perché lì l'ACS si trasferirà. Abbiamo una delle isole ecologiche della Campania più attrezzate in assoluto. Sono dei miracoli in questo periodo, sono delle cose straordinarie. Inauguriamo, cioè insomma, a dicembre di questo anno 3 nuove opere pubbliche significative nell'interesse di questa città. La gente naturalmente chiede di più perché vuole sapere cosa realizzeremo nel 2014. Caro Aliberti, cara amministrazione, cari consiglieri, cari assessori, cosa avete prodotto oltre alle opere pubbliche che già erano in itinere, sulle quali anche in precedenza avevamo già lavorato? Abbiamo prodotto molto, perché in questi giorni siamo andati in appalto con via Pasquale Vitiello, dove faremo i lavori di manutenzione, pubblica illuminazione, quindi parliamo dei marciapiedi, insomma pubblica illuminazione, arredo urbano. È una strada abbandonata a se stessa, più volte sono stato in quella strada, la gente naturalmente ci ha criticato, giustamente insomma e non poco. Adesso insomma siamo andati in appalto, è un'opera che insomma i cui lavori cominceranno nelle prossime settimane. È un'altra opera assolutamente importante. E poi ancora abbiamo insomma mutuato 500.000 euro per la manutenzione straordinaria. Ci sono una serie di strade che asfalteremo inizio primavera prossima, perché insomma naturalmente la pioggia è caduta a battente, ci sono insomma una serie di strade che sono rovinate nel manto stradale. Però mi arrabbio anche quando mi si dice: sindaco, ci sono buche ovunque. Poi naturalmente faccio un giro per le altre città, anche nei comuni limitrofi, non voglio mortificare naturalmente i primi cittadini di altri comuni, ma posso dirvi che Scafati insomma è una realtà positiva da questo punto di vista, perché insomma sono oggi percorrevo alcuni comuni, insomma da Scafati a Nocera ci sono delle vere e proprie mulattiere negli altri comuni. Qui a Scafati insomma il manto stradale è in una condizione quantomeno decente. Certo, bisogna fare di più,
abbiamo messo in campo 500.000 euro attraverso cui insomma faremo degli interventi importanti per primavera prossima. Poi abbiamo un impegno per Cappelle, gli amici di Cappelle lo sanno, via Sant'Antonio Abate, per primavera prossima partiremo coi lavori della piazzetta. Ci abbiamo lavorato in modo egregio, in modo importante, realizzeremo un momento di incontro in una parte, in una zona periferica che negli anni scorsi era stata completamente abbandonata a se stessa. Abbiamo fatto dei lavori di riqualificazione su via Sant'Antonio Abate, adesso completeremo quella parte di territorio con una piazza che diventa un momento importante di aggregazione per la città. E poi abbiamo avuto un finanziamento dalla Regione Campania per la realizzazione di un centro polivalente in località Mariconda, 1.200.000 euro, 900.000 euro la parte strutturale, gli altri soldi serviranno per la gestione. Noi ci mettiamo 220.000 euro di mutuo, realizziamo un centro polifunzionale in località Mariconda che credo riqualifichi un po' tutta quella parte di territorio che era stata completamente abbandonata. Vi sembrerà poco, probabilmente insomma è poco, ma io vi dico che sono cose importanti, straordinarie in questo periodo di grande difficoltà e di tagli. Prima dimenticavo, anche per darvi la percezione del momento difficile che stiamo vivendo, delle difficoltà che i comuni stanno attraversando. Spesse volte insomma, la gente viene al comune, se la piglia col sindaco, insomma, bestemmia giustamente, insomma, si arrabbia, viene nella mia stanza, subisco delle mortificazioni incredibili perché c'è un governo dall'altra parte che fa la manovra e i sindaci che ci mettono la faccia. In questa partita, volendo tirare fuori dei numeri, bisogna dire che i comuni nella spesa della pubblica amministrazione spendono il 7,6%, il che significa che circa il 92,5% se lo mangiano gli altri apparati della pubblica amministrazione, cioè il 7,6% viene speso dai comuni, gli altri soldi finiscono naturalmente per essere spesi da altri apparati dello Stato. Eppure siamo quelli che dobbiamo dare le risposte ai cittadini, siamo quelli a cui chiedete la manutenzione delle strade, che le scuole funzionino, che i servizi sociali insomma vengano erogati, che l'assistenza domiciliare agli anziani venga prodotta, che la cultura si faccia, cioè i sindaci ci mettono la faccia, i sindaci producono servizi nell'interesse del territorio. Dall'altra parte c'è uno Stato che si mangia la maggior parte dei soldi destinati alla pubblica amministrazione, solo il 7,6% finisce nelle casse dei comuni. E bisogna dire di più, in questi giorni si parla del debito pubblico complessivo, del debito pubblico della pubblica amministrazione. I comuni contribuiscono al debito della pubblica amministrazione per il 2,5%. Cioè noi spendiamo il 7,6% della spesa della pubblica amministrazione e contribuiamo a determinare il debito pubblico solo per il 2,5%. Siamo noi i virtuosi dell'apparato statale. Eppure questa cosa non emerge, perché dall'altra parte, ripeto, c'è un governo assente che non si vede, formato spesse volte, o meglio, insomma, formato da parlamentari che non sono eletti, che non hanno rapporti con il territorio. Al sindaco, ai consiglieri comunali, alla giunta si chiede di tutto e di più, è giusto sia così, però dall'altra parte c'è uno Stato che non si fa sentire, che non si fa vedere, anzi che ci mette soprattutto negli ultimi tempi in grande difficoltà. Le opere pubbliche, non soltanto quelle che vi ho citato, noi abbiamo un progetto, abbiamo messo in campo un progetto in questi anni di cui spesso vi ho parlato, il Più Europa. Abbiamo messo in campo attraverso questi soldi che sono arrivati dall'Europa attraverso la Regione Campania, che noi abbiamo avuto la capacità di captare, di recuperare, abbiamo messo in campo una grande capacità di programmazione.
Oggi siamo il comune certificato che spende di più, che spende meglio i fondi europei qui in Regione Campania. Sembrerà un dato banale, però grazie a tutto questo abbiamo messo in campo lavori di riqualificazione che sono quelli che conoscete, quelli di via Zara, di via Pietro Melchiede, i lavori che abbiamo fatto a Maricondo, insomma tanti lavori che siamo riusciti a produrre in questi anni, siamo riusciti a realizzarli grazie soprattutto ai fondi comunitari. La partita non è finita qui. In questi mesi, in questi sei mesi, abbiamo ancora lavorato, siamo andati avanti, abbiamo fatto, messo in campo una nuova programmazione. Pensate che la settimana prossima andremo in Regione Campania per discutere naturalmente di altri progetti che abbiamo avuto la capacità di mettere in campo, che naturalmente ci verranno finanziati e i cui lavori partiranno per primavera prossima. Parlo dei lavori di Piazza Garibaldi, parlo dei lavori di Via Fiume, parlo della riqualificazione degli ACP di Via Martiri d'Ungheria che versano in uno stato di grande abbandono, parlo dei lavori di Corso Nazionale e della riqualificazione del Cavalcavia Longobardi, parlo dei lavori degli ACP a Via Diaz, parlo dei lavori di Palazzo Maier che bisogna assolutamente riqualificare. Questi lavori la settimana prossima naturalmente andremo a discuterli in termini di finanziamenti in Regione Campania. Li abbiamo già approvati in giunta, cioè abbiamo già i definitivi, perché se non hai i progetti è inutile che ti presenti da nessuna parte, nessuno ti ascolta. Abbiamo messo in campo quindi una nuova programmazione, il che significa che in questi sei mesi abbiamo disegnato, abbiamo lavorato, abbiamo ragionato, abbiamo cercato soprattutto di capire che cosa bisognava fare o quali interventi ancora bisognava produrre e in che modo recuperare delle risorse che altri comuni non riescono assolutamente a utilizzare. Questo avverrà sempre nella primavera del 2014. Non è uno spot, non siamo in campagna elettorale, non dovete votarci, non era detto che insomma, oggi bisognava venire qui a dire alla gente o ai nostri concittadini cosa sta accadendo in questa città, perché tanto le elezioni sono passate, si vota non so fra quanti mesi, fra quanti anni, e quindi non avevamo l'obbligo di essere qui. Invece il peso e il senso della responsabilità che ci induce naturalmente a ragionare, a continuare questo dialogo che abbiamo iniziato cinque anni fa con la nostra gente. E poi le cose che partiranno concretamente nelle prossime ore. Il polo scolastico, ne abbiamo parlato durante la campagna elettorale, stiamo liberando l'area ex del Gaizo, stiamo portando via lì, da lì insomma, i nostri uffici, stiamo liberando naturalmente le aule che sono occupate dalle scuole materne. Mi scuso per il disagio, l'ho fatto anche questa mattina con le mamme che dovranno portare i bambini a Mariconda. Stiamo liberando insomma quell'area perché subito dopo la Befana partiremo con una delle più grandi opere che sono state realizzate in questa città. È un'opera da 9 milioni di euro, un nuovo polo scolastico, un nuovo palazzetto dello sport, nuovi campi da tennis. È un progetto bello, straordinario, è un progetto che in tanti hanno avuto modo di vedere anche dalle brochure che spesse volte abbiamo distribuito. Qualcuno mi ha detto: sindaco, e quando lo realizziamo? Subito dopo la Befana partono i lavori, cioè consegniamo i lavori all'impresa che ha vinto la gara d'appalto, il che significa che da qui a un anno e mezzo, insomma, capitolato insomma, di gara alla mano, l'opera dovrebbe essere realizzata. È una grande struttura, è una grande infrastruttura di cui si va a dotare la nostra città. Non è cosa di poco conto assolutamente. E poi la più grande sfida o una delle più grandi sfide che abbiamo messo in campo cinque anni fa quando sono diventato sindaco di questa città. Ricorderete la vicenda della ex Copmes, ricorderete un certo Artioli di cui abbiamo parlato spesso, quel signore che veniva dal nord, che doveva salvare quell'area, che doveva creare occupazione, quel signore a cui l'area fu regalata, quel signore che insomma altri, senza insomma essere strumentali nella serata di quest'oggi, portarono in questa città come il salvatore della patria. Quell'area era difficile da recuperare, su quell'area era difficile
difficile avviare un processo di riqualificazione urbana. Altri ci avevano provato. Noi abbiamo messo in campo energia, passione, grande volontà, abbiamo avuto l'assenso, il consenso di imprenditori che hanno deciso di investire lì dentro. Oggi, o meglio, insomma, abbiamo, in queste ore, abbiamo consegnato i lavori all'impresa che ha vinto, insomma, la gara d'appalto, un'opera da 18 milioni di euro, una cosa straordinaria. Cioè una delle più grandi opere, direi anche la più grande opera che è stata mai realizzata in questo paese. Allora le ultime due cose, il polo scolastico da una parte e dall'altra parte i lavori della ex Copmes, 18 più 9 non so quanto fanno perché magari non so bravo in matematica, ma fanno più di 25 milioni di euro, sono lavori pubblici che si faranno in questa città nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. I cantieri, uno dei due cantieri già è aperto, potremmo andare a fare anche l'inaugurazione, ho rinviato l'inaugurazione a dopo le vacanze di Natale, e qualcuno della finanza naturalmente sa cosa significa naturalmente riqualificare quell'area che era stata regalata a ad Artioli e che grazie alla Guardia di Finanza di Scafati fu restituita al Comune di Scafati e che noi oggi ci consentiamo di restituire alla città in modo assolutamente straordinario e positivo. E poi il piano urbanistico comunale. Guardate, quando sono diventato sindaco di questa città, qualcuno mi disse: è inutile che metti mano al piano urbanistico comunale, perché in questa città dagli anni 70 la politica, il Consiglio Comunale non riesce ad approvare lo strumento urbanistico. Si è dovuti aspettare il 93 il commissariamento del piano regolatore generale per avere uno strumento urbanistico più attuale, nuovo, perché in passato, e parliamo naturalmente degli anni 70, l'unica cosa che la politica era stata in grado di fare era stata la speculazione immobiliare senza precedenti, senza regole, quella che aveva prodotto naturalmente i palazzi senza la realizzazione delle strade, delle infrastrutture, delle piazze, dei centri sociali. Noi abbiamo cominciato a lavorare 5 anni fa, lo abbiamo fatto con grande energia, lo abbiamo fatto soprattutto instaurando un rapporto nuovo con la città, lo abbiamo fatto nelle parrocchie, lo abbiamo fatto nelle associazioni, ci siamo confrontati con i tecnici, con gli ingegneri, con gli architetti, abbiamo chiesto alla città osservazioni sulle regole che avevamo messo in campo in quel piano urbanistico comunale. Più di 200 osservazioni sono arrivate, il che significa che la città ha recepito il messaggio, ha capito cosa stavamo facendo e ha osservato le cose che avevamo prodotto in quel piano urbanistico comunale. Un PUC che va nell'interesse della città, lo ripeto, un PUC sul quale nessuno ci attacca, nessuno dice in quel piano urbanistico si fanno gli interessi del sindaco, dei consiglieri, della maggioranza, delle famiglie, assolutamente, nessuno lo fa perché nessuno lo può fare, perché è un piano urbanistico che va nell'interesse dei cittadini tutti, nella loro complessità, perché è un piano urbanistico che per quanto riguarda l'edilizia residenziale privata dà la possibilità con una regola generale di poter fare o costruire la cosiddetta sopraelevata per chi ha un solo piano, perché è un piano urbanistico comunale che insomma individua dei comparti dove andremo a realizzare case naturalmente a prezzi calmierati, perché è un piano urbanistico comunale che individua nuove strade, perché è un piano urbanistico comunale che individua nuove opere pubbliche, perché è un piano urbanistico comunale che guarda anche allo sviluppo in modo positivo, senza arricchire nessuno, perché dà la possibilità di poter costruire o di poter produrre ampliamenti per attività industriali, commerciali e artigianali, con una regola che è generale, che non è particolare. Allora quando qualcuno ancora oggi mi ferma per strada e mi dice: sindaco, noi siamo preoccupati perché in questa città potrebbe nascere qualche centro commerciale, ho detto: state tranquilli, state calmi, perché finché ci saremo noi centri commerciali in questa città non ne nascono, non sono previsti, non ne abbiamo previsti all'interno del piano urbanistico comunale. Noi vogliamo uno sviluppo armonico, vogliamo naturalmente mettere anche i commercianti che esistono nella condizione di non morire, cosa che è accaduta in qualche città limitrofa, dove naturalmente se andate ad ascoltare, a sentire insomma, i commercianti, beh, vi diranno cose assolutamente negative dei centri commerciali.
E allora sul piano urbanistico comunale in questi giorni, in queste ore, stiamo lavorando con grande serenità, anche con grande passione. I consiglieri comunali si stanno impegnando in modo straordinario e devo dare atto che abbiamo messo in campo e abbiamo una classe dirigente che è degna anche della classe dirigente o di qualcuno che non c'è più in consiglio comunale, perché lo stanno facendo nell'interesse della città. Si guardano le osservazioni, le discutono, il martedì vengono al comune, siamo lì fino alle 9, fino alle 10, senza interruzioni, lavoriamo perché insomma vogliamo produrre un obiettivo serio nell'interesse di questo paese. Approvare, io l'ho detto più volte ai consiglieri comunali, approvare il piano urbanistico comunale significa passare alla storia di questo paese, significa mettere insomma una grande pietra, significa dire: cari concittadini, siamo stati in grado di fare ciò che la politica dal 70, cioè dal vecchio piano di fabbricazione ad oggi, non è stata in grado di fare. Noi ci siamo dati dei tempi, beh insomma questi tempi si possono modificare anche di qualche settimana. Se questa settimana comincia a diventare qualche mese, sono il primo ad arrabbiarmi, perché la gente si aspetta che queste cose le produciamo, perché ci sono giovani coppie che si devono sposare, che vogliono realizzare un'abitazione, una casa, perché ci sono imprenditori che hanno l'esigenza di ampliare la propria attività, chi fa la ristorazione, chi fa l'artigianato, chi fa l'industria e ha esigenza di ampliarsi ulteriormente, aspetta uno strumento urbanistico nuovo. È la cosa che ho ripetuto più volte ed è l'impegno sul quale dobbiamo profondere tutte le nostre energie nelle prossime settimane, perché a gennaio, per febbraio prossimo, dobbiamo approvare il PUC, dobbiamo approvare il nuovo strumento urbanistico, dobbiamo consentire alla città nuove opportunità. Io ho visto attraverso il piano casa, naturalmente c'è stato un movimento, c'è stato insomma qualche imprenditore, mi ha detto: sindaco, qualcosa si è mosso. Abbiamo il dovere di rimettere in moto l'economia anche attraverso uno strumento urbanistico assolutamente nuovo. Vengo anche ai temi più difficili, quelli sui quali insomma la politica preferirebbe in questo momento non confrontarsi, perché è bello raccontare le cose che abbiamo realizzato, è bello raccontare le cose sulle quali insomma poco si può dire per l'impegno profuso e per i risultati ottenuti. Il piano di insediamento produttivo a Cappelle, la zona insomma di via Sant'Antonio Abate, è un'eredità che abbiamo avuto. È una situazione complessa, difficile. Quanti imprenditori mi hanno chiamato, quanti proprietari terrieri che sono stati espropriati mi hanno chiamato e mi hanno detto: sindaco, noi aspettiamo di essere risarciti, sindaco, noi aspettiamo di cominciare i lavori perché vogliamo realizzare i nostri capannoni industriali. Abbiamo avuto difficoltà perché voi tutti sapete i prezzi sono aumentati esageratamente, siamo passati dai 75 euro al metro quadrato che la gestione di chi ci ha preceduto aveva previsto agli attuali 150 euro al metro quadrato. Molti imprenditori sono scappati perché il momento è difficile anche da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico. Grazie alla Regione e grazie alla delibera 148 dell'accelerazione dei fondi comunitari, grazie soprattutto al peso specifico che abbiamo in Regione Campania, devo dirlo, siamo riusciti ad ottenere 2 milioni di euro per il piano di insediamento produttivo, cifra che ci consentirà o ci può consentire di cominciare le opere di urbanizzazione per il primo stralcio. In questi giorni ci incontreremo in Regione per definire questo finanziamento. Si tratta naturalmente sempre di fondi europei che, se non vengono spesi entro il 2015, ritornano di nuovo in Europa. La Giunta Caldoro ha avuto la capacità di prendere questi fondi, di fare un bando dell'accelerazione della spesa dei fondi comunitari e di metterli a disposizione delle nostre comunità. Scafati naturalmente aveva il progetto esecutivo, si presenterà in Regione nelle prossime settimane, porterà lì naturalmente il nostro progetto e grazie a questa cosa probabilmente riusciremo a partire anche con le opere di urbanizzazione per il piano di insediamento produttivo. La qualcosa ci consentirà quantomeno di cominciare naturalmente a dare la possibilità alla piccola e media impresa di fare i primi investimenti. Non soltanto questo, l'altra questione centrale, importante, riguarda la vicenda
del fiume Sarno. Io devo dire che su questa vicenda l'amministrazione naturalmente non ha grandi responsabilità. Il sindaco attuale, i sindaci che ci hanno preceduto non avevano e non hanno competenza su questo tema, però non, la politica non si può sottrarre naturalmente ai temi sui quali non ci sono responsabilità. Anche da questo punto di vista non abbiamo fatto chiacchiere, non abbiamo fatto chiacchiere in questi giorni e in questi anni. Naturalmente le cose che si sono realizzate anche relativamente al disinquinamento del fiume Sarno ancora non sono visibili fino in fondo, perché naturalmente all'appello mancano alcune opere e in particolare la realizzazione della rete fognaria proprio qui a Scafati, perché i Verdi qualche tempo fa, parliamo di 6-7 anni fa, evitarono che venisse realizzata la rete fognaria perché si opposero molti anche cittadini, molte anche associazioni alle cosiddette vasche di laminazione. Per questo motivo il generale Iucci andò a realizzare le vasche la rete fognaria in altre parti di territorio. Quando si arrivò a Scafati l'opera era appaltata ma non poteva essere realizzata perché mancava la copertura finanziaria che Gori aveva fatto mancare all'appello. Anche su questo tema abbiamo lavorato. I lavori di dragaggio che riguardavano il Bottare, che poi dovevano trasferirsi sul fiume Sarno, furono interrotti perché lì dentro furono ritrovate delle microtracce di amianto. Ricordate, stavano spalando il canale Bottaro. Qualcuno vi disse: sindaco, via Zara evitiamo di riqualificarla perché da qui a breve insomma ci sarà il dragaggio, quindi arriveranno lì con le scavatrici, insomma romperanno tutto. Io insomma fui testardo, dissi: rischio di perdere i finanziamenti comunitari, la strada la realizzo, aspetto che arrivino lì poi insomma per pulire il Bottaro e il fiume Sarno. Per fortuna, perché se non avessimo speso quei soldi sarebbero ritornati di nuovo in regione e poi in Europa. Sulla vicenda del dragaggio finalmente insomma la questione è stata sbloccata circa 3 mesi fa dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Campania. I lavori di dragaggio sono ripresi. Qualcuno mi ha detto: sindaco, ma io non vedo la pala che va nel Bottaro e toglie i sedimi. La pala che toglie insomma i sedimi dal Bottaro ancora non c'è, perché stanno facendo un lavoro di vagliatura dei sedimi che stavano lì a via Pasquale Vitiello, dove c'era un sito di stoccaggio, perché in quei sedimi si diceva c'erano delle microtracce di amianto. Per questa paziella insomma spenderemo circa 20 milioni di euro, naturalmente non come comune di Scafati ma come governo centrale, come gestione commissariale, come regione Campania. Mancava la copertura economica per 5 milioni di euro. La regione è intervenuta, ancora una volta la regione è intervenuta, e grazie all'intervento della regione i lavori sono ripresi dopo i lavori di vagliatura dei sedimi di via Pasquale Vitiello, che dovrebbero durare altri 3 mesi, riprenderanno i lavori di dragaggio. E poi la vicenda di cui vi parlavo in precedenza, la rete fognaria, è stato argomento di campagna elettorale. Anche qualche candidato sindaco naturalmente ha detto: noi faremo di tutto per ottenere i finanziamenti per realizzare la rete fognaria, visto che Gori ha fatto mancare il finanziamento. Intervenga il governo, intervenga la regione. Beh, a parole naturalmente tutto sembra semplice, poi nei fatti nascono le difficoltà. Io credo che la settimana prossima insomma saremo in grado di dire ufficialmente: la rete fognaria di Scafati è finanziata. C'è una delibera fatta dalla Giunta Caldoro nella quale naturalmente si cita questa cosa. Finché non c'è l'ufficialità noi non lo diciamo, perché poi col Presidente Caldoro abbiamo l'impegno di fare una conferenza stampa in Regione Campania insieme al Sindaco del Comune di Boscoreale, di Calvanico e di Siani, perché insomma parliamo della realizzazione di una rete fognaria che interessa 4 comuni. Per 4 milioni di euro verrà finanziato il comune di Boscoreale, per 1 milione di euro verrà finanziato il comune di Calvanico, per 3 milioni di euro verrà finanziato il comune di Siano. La rimanente parte dei 37 milioni di euro, 37 milioni di euro, interesseranno Scafati, quindi parliamo di oltre 25 milioni di euro, e parliamo di un'opera che già è appaltata, il che significa che una volta trovata la copertura finanziaria, vi ho detto, da qui a 10 giorni
per inizio anno prossimo questi lavori potranno anche partire, e allora andremo a risolvere quelli che sono i problemi di cui spesso si parla, soprattutto di questi tempi, quando con poche gocce di pioggia arriva acqua naturalmente fin nel centro della città, fino in piazza Vittorio Veneto, quando insomma arriva l'acqua per via Passanti, quando naturalmente la città si allaga. Qualcuno mi ha detto: sindaco, noi vogliamo risposte su queste cose. Le risposte non è che le posso dare dalla sera alla mattina, le risposte non competono solo il sindaco, però in questi mesi abbiamo lavorato, adesso naturalmente la questione dipende anche da altri enti sovracomunali, la regione sta facendo la propria parte, se la settimana prossima o nei prossimi giorni si concretizza questa cosa, e per dirla vuol dire che insomma che diciamo che è quasi concreta questa cosa, si parte con i lavori della rete fognaria che andranno a risolvere naturalmente anche e soprattutto il problema degli allagamenti in questa città. Dragaggio, rete fognaria, il lavoro di risanamento del fiume Sarno è completato. Non mi voglio prendere il vanto di questa cosa assolutamente, perché ho detto più volte: non compete il sindaco, non compete l'amministrazione, non compete il governo locale, c'è una gestione commissariale, però su questi temi abbiamo lavorato, su questi temi e per questi temi siamo andati al Ministero in questi mesi, abbiamo spinto affinché naturalmente il dragaggio ripartisse, siamo stati più volte in regione, abbiamo fatto pesare il nostro peso specifico anche in Regione Campania, anche qui abbiamo ottenuto un risultato che è straordinario, 37 milioni di euro di finanziamento, la maggior parte dei quali verranno riversati sulla nostra città, non sono cifre da poco. Vengo all'ultimo tema, uno dei temi più importanti, uno dei temi che ci ha appassionato di più in campagna elettorale, perché naturalmente si voleva creare una sorta di strumentalizzazione su questo tema, perché gli altri provavano a fare campagna elettorale. Io credo che la gente è straordinaria e intelligente, ha avuto la capacità anche di fare il distinguo e di capire fino in fondo i livelli di responsabilità, e parlo naturalmente del problema dell'ospedale di Scafati. Guardate, è una questione che mi angoscia ogni qualvolta bisogna parlarne, è una questione che per tante notti non mi ha fatto dormire, è una questione che insomma più volte mi ha logorato sul piano politico, sul piano umano, perché naturalmente chiudere un ospedale è una cosa pazzesca, e quando si è chiuso l'ospedale di Scafati insomma in tanti abbiamo vissuto momenti di grande angoscia, ma noi non ci siamo fermati, abbiamo combattuto anche in silenzio, non avevamo bisogno di uscire sui giornali per dire stiamo incontrando Morlacco, stiamo facendo il ricorso al TAR, stiamo facendo questo, stiamo facendo quello, lo abbiamo fatto in silenzio. Voi tutti sapete meglio di me la storia, perché se non aveste conosciuto la storia dell'ospedale di Scafati e la storia del commissariamento della sanità in questa regione, probabilmente io non sarei qui da sindaco, probabilmente io non sarei qui a rappresentare ancora la città di Scafati. Invece, proprio perché questa storia la conoscete fino in fondo, proprio perché sapete le vicende che hanno portato alla chiusura dell'ospedale di Scafati, mi ritrovo ancora ad essere il primo cittadino di questa città e a rappresentare Scafati con grande orgoglio. Tutto nasce. Dicevo, tutto nasce nel 2008, quando la Campania e la sanità in questa regione fu commissariata perché aveva accumulato uno dei debiti pubblici più alti d'Italia. Siamo una delle poche regioni d'Italia ad essere state commissariate sulla sanità. Pensate che la sanità rappresenta il 60-65% del bilancio complessivo della regione, il che significa che la regione Campania sostanzialmente per il 65% è commissariata. Quando nel 2008 fu commissariata arrivò un signore che si chiamava Zuccatelli, lo ricordo
ricorderete perché uscì fuori il cosiddetto decreto Zuccatelli, quello che naturalmente poi ha prodotto il decreto 49, quello che ha prodotto la chiusura dell'ospedale di Scafati. Non soltanto l'ospedale di Scafati, perché poi all'ospedale di Scafati sono seguite le chiusure di altri ospedali a partire da Agropoli, e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi ci sarà la chiusura anche di tanti altri ospedali, perché naturalmente abbiamo un debito pubblico esagerato che è stato determinato naturalmente da una gestione scellerata. La gente si andava a curare fuori da questa regione. Qui in Regione Campania c'è la più alta mobilità passiva, cioè significa la gente non si fida delle strutture sanitarie che abbiamo su questo territorio e va fuori dalla Campania. Si va a curare a Milano, si va a curare a Bologna, si va a curare a Pisa per la tiroide e così via. Il che significa che abbiamo dei professionisti anche di grande livello, ma poi dall'altra parte non abbiamo le strutture capaci, insomma, naturalmente di accogliere quella che è l'offerta sanitaria che, insomma, naturalmente abbiamo o mettiamo in campo. Questa cosa ha prodotto naturalmente un debito pubblico esagerato, per cui nel 2008 il governo nazionale commissariò la Regione Campania, e nell'ambito di questo commissariamento arrivò questo signore che fece il decreto 49 che prevedeva la chiusura degli ospedali. Poi la storia più recente la conoscete, la morte di quella ragazza a cui va naturalmente, insomma, il nostro pensiero, che, insomma, doveva partorire, morì presso l'ospedale di Scafati. Ci fu un'indagine che fu condotta dal Ministero della Salute, l'ospedale chiuse perché le sale operatorie furono trovate in uno stato indecoroso. Queste sono le motivazioni più recenti. Cosa si sta facendo per l'ospedale di Scafati? Più volte abbiamo detto che la battaglia era per rientrare nel piano dell'emergenza. Oggi, in queste ore, l'ospedale sta riaprendo, il cosiddetto polo di eccellenza, quello di cui avevamo parlato col professore Polverino, si sta concretizzando. A Scafati nascerà uno dei poli più importanti d'Italia nell'ambito della broncopneumologia, cioè per le patologie naturalmente che riguardano il polmone. Sarà uno dei poli, lo posso dire questo, insomma, più importanti d'Italia. Naturalmente in queste ore si sta aprendo il reparto, cominceranno nelle prossime ore i primi ricoveri in fase anche acuta, riapre, insomma, la terapia intensiva nelle prossime settimane, il laboratorio di analisi, la radiologia, insomma, H24 ricomincia a funzionare. Insomma, l'ospedale siamo riusciti a mantenerlo in vita, e c'è la fiammella della speranza. La nostra battaglia rimane ed è assolutamente sull'emergenza. Quando sento qualcuno che mi dice noi la battaglia la stiamo conducendo sull'emergenza, l'emergenza senza l'eccellenza non può esistere. Un ospedale che nasce solo per il pronto soccorso non c'è in tutta Italia, per cui se non avessimo spinto in questa direzione, se non ci fossimo battuti affinché il polo di eccellenza nell'ambito della broncopneumologia arrivasse a Scafati, noi non avevamo neppure più la speranza di avere o di rientrare nella rete dell'emergenza ospedaliera. Avremmo fatto la fine di Agropoli. Il sindaco, la città è scesa in piazza, hanno fatto manifestazioni, si sono fatti sentire, hanno fatto ricorsi al TAR, hanno chiuso i battenti. Si è andati all'ospedale, insomma, ad Agropoli, lì l'ospedale è chiuso e non c'è alcuna prospettiva. Allora noi abbiamo lavorato, abbiamo protestato anche con garbo, siamo scesi per le strade. Credetemi, io ve lo dico anche con grande serenità, non è stata la protesta che ha fatto la differenza, perché dall'altra parte probabilmente neppure ci hanno visto, perché naturalmente i media nazionali o regionali non ci hanno dato lo spazio che meritavamo di avere, perché nel frattempo stavano chiudendo altre strutture ospedaliere e ciò che accadeva a Scafati stava accadendo anche in altre realtà. La partita l'abbiamo giocata naturalmente con le nostre armi, con l'arma del ragionamento, con l'arma della convinzione. Abbiamo ragionato prima con Zuccatelli, poi con Morlacco. Oggi abbiamo una struttura che sta nascendo, siamo convinti del fatto che tutto questo non basti assolutamente, non ci accontentiamo, perché Scafati deve rientrare nella rete dell'emergenza ospedaliera, perché Nocera da una parte e Sarno dall'altra parte sono assolutamente distanti. Non vogliamo mettere o non vogliamo che la nostra popolazione sia a rischio da un punto di vista sanitario, per cui la nostra battaglia con grande serenità, con grande maturità,
maturità e con grande senso di responsabilità continua. Il 18 abbiamo un ricorso anche al TAR che andremo a discutere, sul quale insomma ho anche sensazioni positive per ottenere già da subito il punto di primo soccorso, che è qualche cosa di simile al pronto soccorso, ma noi vogliamo rientrare a pieno titolo nella rete dell'emergenza e sarà la battaglia che faremo con questa gestione commissariale, perché ripeto, in Campania la sanità è commissariata. Commissariata significa che dipende da un governo nazionale, non dipende dalla regione Campania. Non dobbiamo dare giustificazioni agli enti sovracomunali, però per affrontare le questioni dobbiamo sapere naturalmente insomma di cosa parliamo, di cosa stiamo parlando. Altri hanno il problema di strumentalizzare, qualcuno naturalmente si arrabbia pure quando si apre qualche reparto o quando c'è qualche spiraglio positivo, si arrabbia perché naturalmente perde gli argomenti da mettere in campo sui giornali e in televisione. Noi naturalmente proviamo ad essere concreti su questa cosa, spero che nei prossimi giorni si possa inaugurare insomma ufficialmente il polo, ma la battaglia continua sull'emergenza, la faremo attraverso il Consiglio Comunale, la faremo attraverso la Commissione che abbiamo istituito in modo trasversale, maggioranza e opposizione, la faremo a tutti i livelli istituzionali, al di là delle ideologie, al di là delle appartenenze, perché insomma la battaglia per l'ospedale non è una battaglia di partito, non è una battaglia di parte, non è una battaglia che interessa solo il centrodestra o solo il centrosinistra, è una battaglia che interessa tutti. Riavere aperto l'ospedale in questa città è una vittoria per la politica, è una vittoria per la buona politica, ma è una vittoria soprattutto dei cittadini in modo trasversale, di centrodestra e di centrosinistra, e questo è il motivo per il quale dobbiamo continuare a combattere. E poi, siamo in clima natalizio ed è anche il motivo per il quale oggi ci siamo visti qui in modo numeroso, per augurarci naturalmente gli auguri di un Natale sereno, di un Natale felice, i grandi eventi. Guardate, più volte mi hanno attaccato, mi hanno criticato, è facile dire sui giornali il sindaco sperpera i soldi della città, del paese per portare a scafate i cantanti, per mettere le luminarie, per insomma fare di cose culturali che non interessano il paese. Guardate, in questi anni, io lo avevo detto anche in campagna elettorale, nel mio programma insomma elettorale, avevo detto noi continueremo a costruire i grandi eventi in questo paese. I grandi eventi rappresentano un momento importante, rappresentano la possibilità di portare fuori da scafati un'immagine positiva di questo paese, rappresentano la possibilità di creare momenti di aggregazione in questa città, rappresentano anche la possibilità di tirare fuori l'orgoglio di sentirsi scafatesi fino in fondo, il senso dell'appartenenza, l'identità, la possibilità per chi non va sulla neve a sciare di restare in questa città a Natale e di vivere naturalmente anche qualche momento di aggregazione, la possibilità per chi non ha la possibilità di andare alle Seychelles insomma nel periodo estivo, di rimanere in questa città e di vivere un momento di aggregazione, la possibilità di vivere anche il carnevale in questa città, sono momenti importanti. Queste cose siamo riusciti a costruirle grazie alla capacità che abbiamo avuto di intercettare i fondi comunitari, perché anche qui, anche in questo caso, spesse volte è intervenuta la Regione Campania che ci ha dato parte del proprio bilancio e lo ha trasferito al Comune di Scafati. Quest'anno per la cultura, per lo spettacolo, per i grandi eventi spendiamo 180.000 euro che sono i soldi che vengono dalla Regione Campania. 180.000 euro su un bilancio di 40 milioni di euro rappresentano lo 0,4%. Siamo forse una delle città che produce meno cultura, meno spettacolo insomma in assoluto. Quando vado a Salerno, nel sentire naturalmente chi mi attacca su questi temi, c'è da sorridere per un motivo semplice, perché poi mi attaccano le stesse persone che elogiano magari il sindaco di Salerno, che per le luminarie ha speso che per le luminarie ha speso 2 milioni di euro. Noi a Scafati abbiamo speso 67.000 euro. L'altro giorno, finisco sul giornale,
e mi si dice Natale da Nababbo a Scafati, spesa complessiva 130.000 euro che comprendeva naturalmente il concerto del 2 gennaio, gli eventi che abbiamo costruito, c'è una brochure che distribuiremo anche questa sera, il presepe vivente nel centro storico, insomma abbiamo fatto una serie di cose, totale della spesa 130.000 euro. A Salerno città spendono oltre 2 milioni di euro per le luminarie, il cantante di quest'anno costa 210.000 euro ed è l'amoroso che abbiamo chiamato lo scorso anno che va a Salerno, 210.000 euro, ve lo potete segnare perché è una cifra ufficiale che ho avuto modo naturalmente di leggere dagli atti amministrativi. Salerno, beh, è grande perché naturalmente riesce a organizzare queste cose. Qui ci accontentiamo di poco, ci accontentiamo di illuminare la città, di illuminare il nostro Natale per chi naturalmente rimane in città. Dobbiamo anche prenderci la critica, l'attacco di qualche giornalaccio, insomma, che prova a dire Natale da Nababbo a Scafati, spesa di 130.000 euro. Dico, vogliamo scherzare? Io credo invece che quelle cose che stiamo producendo le stiamo producendo e tutti sono convinti naturalmente che siano, insomma, da farsi, anche perché, ripeto, quella cifra è una cifra che esce fuori dalla capacità che abbiamo avuto di intercettare risorse sovracomunali. Tra le altre cose stiamo lavorando anche per il prossimo anno perché abbiamo presentato un progetto in Regione Campania insieme a altri 6 comuni, noi siamo il comune capofila per captare 300.000 euro. Sono preoccupato perché, insomma, se riusciamo a captare sta cifra, arrivano i 300.000 euro per la cultura, li dobbiamo spendere, ci sarà una critica e qualcuno mi dirà il sindaco spende i soldi per la cultura, per lo spettacolo, per chiamare Neffa, per chiamare, insomma, per fare il presepe vivente nel centro storico. Vi ripeto, abbiamo presentato questo progetto per il 2 gennaio del 2015, cioè per il 2 gennaio del 2015 ci stiamo già muovendo, abbiamo presentato un progetto in Regione Campania che speriamo naturalmente di avere a finanziamento, però sono preoccupato perché, insomma, se ce lo finanziano poi rischiamo di avere l'attacco dall'altra parte di qualcuno che ci dice sprecano i soldi. Allora voi, insomma, oggi siete stati addottrinati naturalmente su questi temi, avete la possibilità di poter rispondere ed è anche il motivo per il quale ho voluto naturalmente questa sera parlare alla mia città, affinché naturalmente la gente possa non soltanto leggere i giornali, possa non soltanto essere o strumentalizzata dalla informazione o dalla cattiva informazione. Attenzione, non c'è soltanto la cattiva informazione, c'è anche la buona informazione in questa città. Spesse volte la cattiva informazione prende il sopravvento perché naturalmente la gente poi aspetta lo scoop, il grillo, insomma, la pandetta fuori al giornalaio a chi la dice più grande, a chi la dice più grossa e quindi, insomma, alla fine, beh, insomma, vendono o vende chi naturalmente la spara più grande. Allora, nella ottica di fare informazione, nella ottica di addottrinare la città sulle cose che stiamo producendo, era opportuno ragionare con la nostra gente. Guardate, credo che questi 5 anni, e mi avvio davvero alla conclusione, siano stati per me 5 anni straordinari. Il lavoro deve proseguire, le cose che dobbiamo realizzare sono ancora molte, però molte di queste o la maggior parte di queste si concretizzeranno nel 2014. Vi ho detto, il piano urbanistico, le cose più importanti, il piano urbanistico comunale, entro febbraio bisogna assolutamente approvarlo. Qui ci sono i tecnici, ci sono le famiglie, ci sono gli imprenditori, aspettano naturalmente che l'amministrazione vada veloce, corra veloce e possa passare finalmente alla storia su questo tema, su questo argomento, perché, come vi dicevo in precedenza, l'ultimo piano urbanistico comunale o l'ultimo piano di fabbricazione risale agli anni 70, quello approvato dalla politica. Due, i lavori della ex Copmes. Nelle prossime ore abbiamo fatto la consegna del cantiere, è un'opera da 18 milioni di euro, nelle prossime ore la inaugureremo, perché ancora qualcuno sul giornale prova a paventare la tesi o l'ipotesi che l'opera non parta. L'opera è già partita, i lavori sono stati consegnati all'impresa, per cui adesso scattano i 2 anni che, insomma, l'impresa ha per realizzare i 20.000 metri quadrati di capannoni industriali, a
cui seguirà poi naturalmente la struttura o il centro direzionale per riqualificare una delle aree più importanti che la Guardia di Finanza ha avuto la capacità di restituire al Comune dopo che il Comune aveva regalato al truffaldino che veniva dal nord. Il polo scolastico, vi ho detto, subito dopo la Befana inaugureremo il polo scolastico, cioè un'opera da 9 milioni di euro. Queste cose insieme ai servizi sociali che riusciremo ancora a garantire il prossimo anno credo che rappresentino le cose più importanti per le quali ci siamo impegnati in questa campagna elettorale o nell'ultima campagna elettorale. Quindi entro il 2014 saranno avviate queste cose. Io credo naturalmente che l'energia, la passione dovrà andare avanti, che c'è bisogno naturalmente anche di una classe dirigente nuova, insomma il sindaco non è che deve rimanere per forza a fare il sindaco per una vita intera, anche perché dopo il secondo mandato non può più naturalmente ricandidarsi, però c'è una grande classe dirigente che sta venendo fuori, perché queste cose sono il frutto di un grande lavoro, il lavoro che abbiamo prodotto in questi anni, e questa classe dirigente che abbiamo messo in campo credo che possa dare ancora grandi soddisfazioni a questa città, perché mette in campo passione, competenza, energia, amore per questo paese. Grazie per essere stati qui, auguri. Auguri, dicevo, di un Natale sereno, felice, di un Natale tranquillo, che spero possiate vivere naturalmente nel calore della famiglia, spero naturalmente ci possiamo incontrare nei prossimi giorni, perché ci sono una serie di eventi importanti che naturalmente terranno o ci faranno vivere questo Natale, come io spesso amo ripetere, come una grande famiglia di famiglie. Grazie Scafati, auguri di buon Natale.